fino alla seconda guerra mondiale il rapporto fra l'uomo e la natura, fra l'uomo e la campagna, fra l'uomo e il mare, era un rapporto, come dire, sacrale. Io poc'anzi ho utilizzato questa parola perché è l'unica che consente di spiegare il tipo di connubio, il tipo di interesse, il tipo di lavoro che veniva effettuato sia in campagna e sia nel mare. Vorrei semplicemente chiarirvi cosa significa sacro. Sacro non significa religioso. Sacro è uno spazio delimitato in cui l'uomo crede naturalmente che scenda la potenza superiore, Dio, i dei, la divinità. Ecco. Sacro è uno spazio chiuso. Questi spazi chiusi venivano utilizzati per erigere le chiese, ma venivano utilizzati anche nell'ambito della ritualità del lavoro. Un campo di grano, nel momento della mietitura, diventava quasi uno spazio sacro, perché la liturgia del lavoro, del gesto, delle voci, dei canti, del sudore, degli innamoramenti, delle passioni, delle fantasie, dell'economia, anche in quel momento, era come scandita da un rapporto che veniva a sostanziarsi fra il contadino, fra il popolo dei lavoratori e quel Dio che consentiva quella produzione o che non la consentiva, quel Dio che faceva piovere oppure che non faceva piovere, quei santi che venivano immersi con la testa laggiù nell'acqua per propiziarsi un buon raccolto o la pioggia, soprattutto quindi il rapporto fra l'uomo e il suo creatore e Dio era un rapporto strettissimo, un rapporto di do ut des, se vogliamo, però veniva sentito in una dimensione veramente sacrale. Altro spazio sacro, ecco, così come era la vigna, così come era il campo di grano, era rappresentato da questo campo di acqua che era dove vivevano le tonnare, dove vivevano poi gli uomini che dovevano accudire alla tonnara. La tonnara, rispetto agli altri lavori che avvenivano poi in campagna, aveva qualche cosa di particolare. Perché nella tonnara c'era un rito che andava oltre al raccolto. Anche nella tonnara c'è un raccolto. Ci sono i tonni che vengono in un certo senso uccisi e quindi trasformati. Altro animale generoso, i tonni, come i maiali. Del tonno non si lascia niente, niente, vero? Verissimo. Niente. Tutto viene trasformato, utilizzato, commercializzato, è un animale veramente generoso, così come avviene con il maiale praticamente. E su questi due animali, in un certo senso, è vissuto il nostro popolo che non aveva altri guadagni e altre entrate. Ebbene, tornando alle tonnare, nelle tonnare c'era qualche cosa di più rispetto al lavoro dei campi. Mentre nei campi avveniva tutto, come dire, tra l'uomo e la natura, l'uomo e la terra, ecco, nelle tonnare c'è un terzo elemento. C'è l'uomo e la natura che è il mare, ma c'è il terzo elemento che è imponderabile, è un'incognita, è il tonno. Ubisci, più che il tonno, ubisci. E questo pesce può arricchire o intristire per tutto un anno un popolo. Lasciamole stare le discussioni, molte dicevano, ma chi ci guadagna è il proprietario, il barone, il principe. Non è vero. Non esisteva mai un guadagno esclusivo del committente, del proprietario. E quando c'era la mattanza, così come avveniva nella vendemmia, così come avveniva nei raccolti delle campagne, guadagnavano tutti perché tutti potevano mangiare. E un'altra cosa io qui vi voglio per inciso dire. Non è vero che i nostri contadini soffrivano la fame vera e propria, la nera fame. I nostri contadini vivevano dei prodotti della terra,
prima che un mazzo di lattughe potesse arrivare al proprietario, al cavaliere, al barone, a quello che poteva essere, ebbene, un altro mazzo di lattughe sicuramente restava nella tavola del nostro contadino. Quindi tutto sommato non si pativa la fame nel meridione con la struttura feudale del meridione, attenzione. Un'altra cosa, nell'ultima guerra il nostro popolo siciliano, dislocato in tutte le campagne, ha sofferto la miseria, non la fame. Sono due cose diverse, molto diverse. Certo, c'erano le famiglie che soffrivano la fame, nessuno lo mette in dubbio, ma normalmente, ecco, avevano di che mangiare, perché erano gli uomini attivi in questo contesto della raccolta e quindi della mattanza anche. Ebbene, aveva quindi, abbiamo detto, la mattanza, questo terzo elemento che è Uvisci, il quale certe annate passava e ripassava in grande abbondanza, perché i mari erano puliti per tanti motivi che è inutile qui andare a cercare, passava. E come è avvenuto sempre, nessuno si scandalizzi quando c'è la mattanza, questi moralismi fuori luogo, lasciamoli a coloro che non capiscono e la ritualità del lavoro e la necessità di un lavoro. Sì, era un rito violento. Nessuno qua sta a dire era un bel rito, era un rito violento. Come tutti i riti, non esiste, dico, in nessuna cultura religiosa, antropologicamente parlando, non esiste un rito che non sia violento. Tutta la nostra fede cristiana è basata su un rito violento, su una trasformazione di un corpo. E perché allora il corpo di un tonno, di un pesce, non può procurare esso stesso una trasformazione delle condizioni di vita di un popolo? Perché non può farsi promotore, veicolo di una crescita economica, spirituale, se vogliamo, di un popolo? Allora, noi uccidevamo, loro, non io, non c'ero, ma loro sicuramente non uccidevano i tonni come si uccidono i tori, così, tanto per sport, no. Questo è, come la caccia antica, un rito ancestrale di lavoro, vero e proprio. Ecco questo l'aspetto del lavoro. E avete visto attraverso le bellissime fotografie di Annalena Lippiquidi, avete visto come, dove i caseggiati, che venivano chiamati malfaraggi, in questi caseggiati dove si svolgevano tutte le sequenze lavorative. Si iniziava la mattina presto. Avete potuto vedere come in questo insieme di caseggiati ci fosse la chiesa. Ecco lo spazio sacro, quando io parlavo di spazio sacro. Ma lo spazio sacro non è limitato solo alla chiesa, è ampliato. Non c'è mai nel concetto del nostro popolo uno spazio limitato, sacro. Non esiste. Noi oggi, imborghesendo anche questo tipo di concezione, abbiamo creato la chiesa e quindi quello spazio sacro, staccato poi da tutta l'altra società cosiddetta laica. Il concetto di laicismo allora non esisteva, quindi tutto era racchiuso in questo grande spazio sacro. Al centro, nel cuore di questo spazio sacro c'era la chiesa. La chiesa, il prete, la mattina si diceva messa, tutti ascoltavano la messa, dopodiché si andava verso il mare, si benediva tutta la giornata lavorativa e si iniziava la giornata di lavoro. E qui è molto importante parlare, ecco, di quel secondo aspetto, che è un aspetto, chiamiamolo così, industriale. Mentre in un certo senso è simile ciò che avveniva nella mattanza con quello che avveniva nella vendemmia e nella mietitura. C'era a capo, nella mattanza, c'era a capo una persona molto esperta, un rais. E poi c'era Sutterreis, e poi c'erano gli altri Donnaroti, c'era una gerarchizzazione del lavoro. Ognuno aveva le funzioni e le mansioni, come si ha in un'industria vera e propria. Quindi già il concetto della distribuzione del lavoro, dei carichi di lavoro e soprattutto il concetto della varietà delle funzioni era insito in questa struttura
completa già in tutte le sue forme, dal punto di vista lavorativo a quello sociale, a quello religioso, a quello naturalmente gerarchico delle funzioni. Allora, che cosa bisogna evincere da tutto questo? Bisogna evincere da tutto questo che quel centinaio di persone che gravitava attorno, che viveva, ecco, nella Tonnara, era una società già costituita in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue forme, per un determinato periodo dell'anno, staccata un po' dalla vita, diciamo, corrente, ecco, del paese, e inserita totalmente, notte e giorno, dalla mattina alla sera, in quest'altra vita, in quest'altro ritmo lavorativo che durava 2 mesi circa, mi pare, un paio di mesi, e che, come è accaduto nelle nostre tonnare della provincia di Siracusa, veniva generalmente a cadere a primavera o in estate, nei primi dell'estate, cioè dire da giugno-luglio, nei mesi di giugno-luglio. Mi dicevano che a Porto Palo, essendo una tonnara di ritorno, la mattanza avviene nelle 3 giorni stabiliti, mi pare, del mese di luglio, o l'8, il 18 e il 28, mi pare. Non è proprio così. Non è proprio così, poi magari lei ci darà meglio lei, ecco. Del resto però la sto imparando. Sì. Ecco, dunque, praticamente, ecco, questi lavori, allora, avvenivano in modo continuativo e in un modo gerarchizzato. Altro aspetto significativo, si parlava poc'anzi di ciò che il tonno produce, una miriade di prodotti e di sottoprodotti, dagli oli ai grassi, alla carne, alla salagione, quindi tantissimi prodotti che oggi potete anche acquistare in tutti i supermercati, ma allora venivano confezionati in questi locali che noi abbiamo visto, quindi le donne partecipavano, anzi erano parte attiva di questi lavori. Anche i ragazzi erano parte attiva, i vecchi che in un certo senso rappresentavano la sapienza, la saggezza, la tradizione, l'esperienza, ecco, di tutta questa vicenda, venivano ascoltati, come no? E poi ancora, ecco, i baldi giovani, i coraggiosi giovani, i quali erano gli attori principali della mattanza. Molta filmografia, molta iconografia si è interessata della mattanza, perché è uno dei riti più forti, ecco, di tutti i cicli lavorativi. C'è una schiera di barconi, gli scieri che avete visto, che si mette a semicerchio, a cerchio, anzi addirittura, ecco, in uno spazio di mare. Sotto, in questo mare, sono calate le reti sono messe in modo da rappresentare delle camere, quindi dei grandi spazi dove i tonni entrano, poi siccome sono aperte queste reti, in sostanza sono comunicanti con porte aperte, ecco, entrano i tonni, siccome sono stupidi, entrano ancora, fino a quando, ecco, gli uomini dicono, beh, tu qua ti voglio, alla fine della rete, e quella è la grande camera della morte. Anche la terminologia, vedete, come risponde alla sequenza passionale e alla sequenza, come dire, dolorosa dell'evento, la camera della morte. Perché lì i tonni morivano per soffocamento, perché tutti quanti andavano a finire in uno stesso posto, e siccome quel posto aveva certe dimensioni, più tonni c'erano, prima morivano, perché prima si soffocavano. Poi i pescatori non facevano altro che prenderli con i ganci e trasportarli in questi grandi barconi. Certo, il sangue si versava, ecco perché si parla di un rito di sangue. Si versava il sangue, il mare si arrossava, ma non c'era una lotta fra l'uomo e il tonno, come può esserci nella corrida fra l'uomo e il toro, no. I tonni morivano già, erano mezzo tramortiti, mezzo morti, quando venivano uncinati e portati qui. In un certo senso sì, è vero, abbiamo detto, è un rito di morte, ma è un rito necessario se si vuole prendere il tonno. Guardate che è peggio oggi la pesca del tonno e del pesce spada, con le spadare e con i grandi bastimenti d'alto mare che vanno a infiocinare questi tonni che si trovano liberi nel mare. In un certo senso veniva disciplinato, perché oggi non c'è nessuna disciplina,
E ci sono tutte quelle questioni di carattere internazionale che stiamo vivendo nei rapporti internazionali proprio per la pesca di queste pesce spade, di questi tonni. Mentre allora si sapeva che le tonnare potevano, ecco, avere una certa, ogni anno venivano calate ogni anno, e ogni anno c'era quel passaggio, e ogni anno, ecco, in un certo senso i ritmi della natura erano regolamentati. Venivano certamente presi 4-5 mila tonne per ogni passaggio, quindi per ogni estate. 4-5 mila tonne quando andava molto bene. E fatevi il conto, 4-5 mila tonne, alla media di 100, 120, 130 kg ogni tonno, sono abbastanza. Quindi la massa di lavoro c'era, l'economia per una città era fiorente. Soprattutto c'era anche una prospettiva di occupazione, perché dava lavoro per le sale giovani, dava lavoro quasi per tutto l'anno poi, si trasferiva questo, si commercializzava, quindi vedete come quanti aspetti ci sono. Oggi noi però non dobbiamo essere nostalgici di questo mondo, noi viviamo in un'altra epoca, con altre esigenze, con altri risvolti. Ecco, dal punto di vista commerciale, quello economico e quello sociale. Dobbiamo però capire da dove veniamo e perché si sono succedute tutte queste cose. Il canto della cialoma che accompagnava i tonnaroti durante la mattanza e che scandiva i colpi, scandiva i gesti, scandiva le battute, la cialoma, quel canto, ecco, noi oggi non lo ascoltiamo più. Nelle nostre industrie non si canta, nei nostri uffici si sta muti, in silenzio, si fanno le pratiche, tutto quello che vogliamo. Quella sacralità della quale io vi avevo parlato all'inizio è stata rotta. Forse è questo che noi rimpiangiamo. Rimpiangiamo il legame che ci consentiva di respirare l'aria della natura e, se vogliamo, l'aria di un Dio che è vicino all'uomo. Oggi abbiamo perso l'uno e l'altro. Speriamo che in questa nuova ritualità che Don Pietro Bruno di Belmonte ci riproporrà, diciamo, con questa mattanza, perché vedete, non si può prescindere da questa ritualità quando si calano le reti, speriamo di ritrovare la parte buona di noi stessi. Grazie. I bisci non c'è avara. Palamiti, scambilli e pizzutetti, quando ci piace, ne piglia a monzetti, di pisci spada ne piglia millanta, e solo da corrente che si scanta. Basta, e tornare di piena allegria, ogni padrone e ciurma non piglia. Questi versi del Settecento, dovuti, vedi un po' il caso, ad un mio antenato.